Are you listening? Damn. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente cominciamo con PES 2016, o almeno questa è un'introduzione. Poi mi farete sapere voi se volete vedere la continuazione, diciamo se vi interessa questa cosa oppure no. Quindi ragazzi, tantissimi like se vi piace. Sono sicuro che se la cosa vi piace potete tranquillamente arrivare a 1000 like e io lì capirò che comunque è una cosa che vi interessa vedere sul canale. Il livello di abilità, diciamo che mettiamo, cioè medio, professionista, campione, mettiamo campione. Il più difficile in assoluto non lo metto perché devo ancora padroneggiare un po' il gioco, ragazzi. A PES ci ho giocato veramente pochissimo, quindi per adesso preferisco non andare al livello di difficoltà più alto, anzi in teoria dovrei partire professionista per non fare troppo il figaccione piferaio. Comunque direi di partire proprio da professionista, vedere un po' come va. Se vedo che è abbastanza fattibile, anche se so perfettamente che non lo sarà, perché ragazzi, come funziona la Master League? Praticamente partiremo con giocatori un po' scarsettosi per passare poi a migliorare la squadra il prima possibile, cercando di fare degli acquisti anche se poi non abbiamo i soldi e anche se poi non vinciamo le partite, perché se non vinciamo e non ci qualifichiamo a serie più ingombranti e a coppe, ragazzi, niente, non ci sono i soldi per fare gli acquisti. Quindi anche nella prima campagna di acquisti, ragazzi, sarà veramente tutto molto difficile. Però partiamo perché mi sto dilungando troppo. Durata della partita dovrebbe andare bene anche 10. Per adesso facciamo così, poi appunto vedremo col passare del campionato. Giocatori classici direi assolutamente di no. Altri campionati, cioè campionati inventati di sta cippa, direi di no. Solo se ci sono progressi è un po' rischioso, ragazzi, però è anche il metodo più veloce, quindi ci sarà la simulazione delle giornate e si fermerà soltanto quando ci saranno progressi nei trasferimenti. Quindi facciamo ok. Scegli la nazionalità, Europa, ovviamente andiamo verso l'Italia, dov'è qua? Ok, perfetto, dai che stiamo andando alla stragrande. Ecco, questa è una scelta molto importante perché ragazzi, qui si decide se partire con la formazione del club, quindi quella già predefinita, oppure partire con una squadra di pifferai e cercare di farli diventare forti, o comunque cercare di migliorare la squadra facendo acquisti e vincendo qualcosa. E ovviamente sceglierò la via più difficile, cioè quella lì dove si parte praticamente con la squadra Pifferolandia. Ebbene sì ragazzi, scelgo la Juventus perché comunque, ragazzi, non voglio star lì a scegliere squadre di altri campionati che poi mi annoia fare campionati che magari poi non mi interessano. Poi PES è l'unico campionato con quasi tutte le licenze, è questo insieme a quello francese e quello spagnolo, quindi vabbè, comunque sì ragazzi, scelgo la Juve proprio perché mi carica di più il fatto anche di volerla riportare il più presto possibile in Serie A, e quindi facciamo questa cosa che potrebbe portare la Juventus, anzi sicuramente porterà la Juventus in Serie B, e poi dovrò cercare di risalire con la squadra di, non lo so, di scarponi, di mezze cipe. E cosa fa le giocate? Cioè l'allenatore, sei, smettila. Ah. E vai. Bene ragazzi, eccoci qui nella schermata principale. Non voglio fare subito una partita, anzi il video sarà proprio corto, è soltanto una presentazione appunto di questa cosa, poi mi dovrete far sapere se vi piace o no. Però ragazzi, si parte subito con una trattativa, ma io per adesso sarei in sospeso, anche se Serkis è effettivamente uno dei giocatori più scarsi. Andiamo a vedere la rosa. Diciamo che il massimo di solito è 99, si può superare anche i 100, però più avanti ovviamente. Per adesso i giocatori sono tutti intorno dai 90 in su, quelli forti, fino a 99 credo, ma forse neanche, non ci arrivano neanche.
Poi più avanti, migliorando questi giocatori, possono superare anche il 100 come overall totale. Però andiamo a vedere la squadra come è messa. Ecco, già come potete vedere siamo tutti intorno ai 60, però c'è Giorza o Giorza, come lo chiamiamo? Giorza. Dai, va bene, Giorza, non Giorza, ma Giorza. Giorza è uno dei giocatori che è veramente dove credo che punterò parecchio, perché è già un 72, 19 anni ed è veramente, veramente uno dei giocatori che potrebbe crescere insieme a questa squadra, un po' come ha fatto Marchisio, comunque che proprio quando la Juve andrà in Serie B lui trovò lo spazio, diciamo, negli anni dopo riuscì a ricavarsi lo spazio e adesso è veramente un giocatore incredibile. Comunque, non dilunghiamoci troppo con queste cagate, perché diciamo che Giorza comunque è un giocatore che vorrò far crescere e che probabilmente anche più avanti sarà in squadra, mentre tutti gli altri potrebbero essere venduti, ragazzi, perché poi la squadra comunque cambia, ci saranno dei miglioramenti da fare. Qua siamo tutti intorno a 50 e 60, pochissimi 70, quindi la squadra deve essere per forza migliorata e poi qualche 70 dovrà essere venduto per fare un po' cassa e cercare già di piazzare dei colpi importanti. Però la maggior parte della squadra è piena di giocatori giovani proprio per questo, per cercare di farli migliorare, cercare di farli diventare giocatori forti. Poi farò una specie di, diciamo, cercherò di guardare un pochino come sono messi e scegliere quelli da vendere e quelli no. Ovviamente qui possiamo già notare Castledin e Arcas, che sono veramente due trequartisti molto forti e come potete vedere sono anche probabilmente i più forti della squadra. Poi c'è Coutinho, ragazzi, che è molto importante Coutinho, perché? Perché ha una potenza di tiro 82. Teniamo conto di questa potenza di tiro perché è molto importante la potenza di tiro soprattutto nelle partite difficili, perché possiamo tirare da fuori area. Tante volte i portieri della Serie B sono veramente scarsi e un tiro forte può risolvere una partita. Comunque, visto che, come avrete capito, mi piace moltissimo anche questo come sport, quindi non è che faccio soltanto gli sport americani o capperate varie, quindi state notando tantissimo come mi sto dilungando sulle spiegazioni, sulle varie statistiche, su come migliorare i giocatori. Ecco, questa è una cosa fighissima appunto di PES, c'è uno stipendio annuale, un valore di mercato, quindi si dovranno vedere tantissime cose, però secondo me riuscirò comunque sia a cavicchiarmela, anche se ragazzi non è detto che subito al primo anno riesca ad andare in Serie A, perché nonostante tutto, ragazzi, è veramente difficile. Se alzo la difficoltà di gioco è veramente difficile giocare con questi giocatori scarsettosi. Comunque, se vi piace questa serie fatemelo sapere, visto che non posso fare un video troppo lungo proprio perché voglio prima sapere delle vostre opinioni. Se vi interessa questa cosa qui, poi andremo a fondo nel mercato e cercherò dei giocatori a poco prezzo, perché in questo momento la squadra non ha soldi, quindi cercherò dei giocatori a poco prezzo e cercherò in assoluto di creare una squadretta di Serie B che possa provare ad andare in Serie A. Lo schema che state vedendo col diamante a centrocampo è proprio quello che userò all'inizio, quindi non giocherò con le fasce, molto probabilmente giocherò facendo salire terzini. Adesso cercherò di modificare un po' la squadra. Comunque, vi ripeto ragazzi, fatemi sapere se volete vedere questa serie sul canale, perché secondo me è abbastanza carina. Se riusciamo ad arrivare anche a 1000 like, sono anche molto più sicuro che, che ci sia appunto la voglia di seguirla e di vedere un po' come Ale Miracle, da allenatore questa volta, quindi non farà la carriera da singolo giocatore di una squadra, ma Ale Miracle non sarà mai in campo, saranno i giocatori, e questa è una cosa che finora credo di non aver mai fatto. Quindi fatemi sapere di nuovo, ragazzi, ve lo dico di nuovo, seguitemi sempre su Facebook, su Twitter, ragazzi, su Twitter, perché è sempre molto aggiornato, soprattutto appena esce un video, appena c'è una live che spero di riprendere molto presto. Twitter si aggiorna immediatamente, è il primo ad avvisarvi e vi ripeto ancora per l'ennesima volta, fatemi sapere nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Bella!